Carlo Capacci. Grazie, buongiorno a tutti. È chiaro, l'abbiamo già detto due anni fa questa sera, che Chiede d'Epoca è la L maiuscola manifestazione della città di Imperia, anche di Roma Imperia, che credo molto in questa manifestazione, ha contribuito così come il commissario del Camera di Commercio con una cifra importante, 40.000 euro, perché crede molto in questa manifestazione. Manifestazione che si giunge al suo trentennale e nella sua 19ª edizione. Perché per noi come amministrazione comunale è molto importante, abbiamo fatto l'impossibile per tenere fuori la cifra. Io qua dirò poche cose, mi congratulo e faccio i complimenti per l'organizzazione, che non abbiamo ancora visto, ma sono certo sarà a livello pari o superiore a quello degli anni precedenti, curata nei minimi dettagli, e di questo faccio i complimenti al presidente Lucio Cavi. Colgo l'occasione per annunciare che durante il Vede d'Epoca avremo un'anteprima del Museo Navale e sarà aperto in fasi diverse. In alcune fasi ci saranno eventi organizzati da Sonautica, in altri orari delle giornate sarà aperto al pubblico che potrà visitarlo in anteprima. Lo dico, è ancora un po' da finire, mancano ancora più dettagli, non è proprio perfetto, però come abbiamo fatto in via Pescione con il mercato coperto, ci fa piacere che in questa occasione la cittadinanza possa vedere. Abbiamo da dire, io direi che ho concluso, ci darei a dire una cosa. Io vorrei ripetere, congratularmi con il presidente Lucio Cavi, che so che ha intenzioni di rinunciare alla sua carica, già non voleva più essere presente in questa edizione, poi ci siamo un po' confrontati, diciamo siamo addivenuti a far sì che fosse ancora qua. Io sinceramente, e chiudo, spero che lui soprassieda alla decisione che pare abbia già preso, perché penso che sotto la sua guida le prime d'Epoca abbiano fatto un salto di livello assoluto, e quindi dovrà essere mantenuto in futuro se lui vorrà rimanere, altrimenti farà come. Grazie. Grazie sindaco.